Quale futuro ci aspetta? Ci aiuta a capirlo Rome Cup, storica manifestazione della capitale che assegna anche il titolo di campione italiano di robotica. In gara centinaia di squadre di studenti. Claudio Pandolfi. Si chiama Now e soffre il solletico. Non è un giocattolo ma un robot sofisticato programmato con un software elaborato dall'Enea per aiutare i bambini autistici. Se il bambino tocca troppo frequentemente il robot non fa questa sua risata e quindi il bambino si diverte di meno. In questo modo lui impara ad aspettare che il robot risponda con la reazione. Questo comportamento gli servirà ad interagire con le persone. La Rome Cup 2019, giunta alla 13ª edizione, punta sull'umanità aumentata. Si va dagli esoscheletri per i pazienti tetraplegici come questo dell'ospedale Bambin Gesù alle protesi speciali. Rome Cup è la grande manifestazione dedicata ai più giovani sulla frontiera dello sviluppo tecnologico, robotica, intelligenza artificiale e scienze della vita. Grandi risorse per il nostro paese, grandi opportunità di lavori ben remunerati per i nostri ragazzi. E poi ci sono le scuole e le università che partecipano con le loro idee e i loro automi alle competizioni. Paolo e Lorenzo da Grosseto con la loro scuola puntano alla Coppa del Mondo di robot calciatori. Ci sono dei vari sensori di acquisizione, tra cui un sensore visivo che vede la palla, riconosce l'arancione della palla e in tutti i modi tenterà di spingere verso la porta gialla la palla arancione.